Questo programma è presentato da Fisiomed Italia, via Torrebianca 28, Trieste, telefono 040 66 07 79, www.fisiomeditalia.it. Buonasera, bentornati al nostro appuntamento settimanale con la salute e la medicina. Oggi una puntata speciale, parte questo viaggio a tutta salute e parte con una citazione di Oscar Wilde che dice: la bellezza non può essere interrogata, regna per diritto divino. Noi oggi la bellezza tentiamo di interrogarla. Ospite è Cristina Sedmak, benvenuta Cristina. Buonasera. Tu sei massoterapista, sì. E questa sera parliamo di argomenti interessantissimi, perché parliamo di radiofrequenza come terapia contro l'invecchiamento, poi tu ci spiegherai bene tutto. Insomma, Cristina, tu operi presso la struttura di Fisiomed, che è una struttura all'avanguardia in un fattore tecnologico. Ecco, che tipo di strumentazioni tecnologiche vengono utilizzate in quello che è il tuo settore, quello dell'estetica? Allora, innanzitutto io mi occupo di medicina estetica, proprio perché noi utilizziamo apparecchiature elettromedicali. Questo vuol dire che molte delle apparecchiature che già utilizziamo in fisioterapia le utilizziamo anche in estetica. E una, per fare un esempio, è la radiofrequenza, che noi utilizziamo molto spesso sia per il viso, collo e décolleté, sia per il corpo. La radiofrequenza è un'apparecchiatura che usata per il viso rende i tratti somatici del viso comunque più belli e più armoniosi, e soprattutto riesce a stimolare il metabolismo cellulare e quindi a ossigenare i tessuti e quindi a rendere meno visibili quelle che sono anche le rughe di espressione, e dando comunque una piacevolezza e un rilassamento ai pazienti che dopo un'ora di trattamento credo se ne vanno via veramente soddisfatti. Senti, perché possiamo parlare di medicina estetica? Solo per il concetto di apparecchiature elettromedicali che utilizzate per Fisiomed, o anche perché tu fai parte di un team che contempla appunto figure della medicina specialistica. Esatto, sia appunto perché vengono utilizzate apparecchiature elettromedicali, sia perché io collaboro e faccio parte di questo team dove operano sia chirurghi, sia dermatologi e anche un chirurgo maxillofacciale. Insieme cerchiamo di cooperare al meglio per poter garantire e offrire un servizio migliore ai nostri pazienti. Allora, questa sera ci dedichiamo al tuo settore, che è quello meno invasivo, possiamo chiamarlo, certo, così, certo. No? Che con la chirurgia ha poco a che vedere. Esatto. E prima parlavi di radiofrequenza. Sì. Allora, andiamo nello specifico di questa materia. La radiofrequenza, di che cosa si tratta? Allora, la radiofrequenza io lo utilizzo prevalentemente, come ho già detto prima, per viso, collo e décolleté, e qui andiamo ad prevenire un invecchiamento precoce, perché stimoliamo il metabolismo, quindi vado a stimolare la produzione di collagene e elastina. Poi con l'acido ialuronico andiamo a idratare la pelle e quindi a prevenire quelle che sono le formazioni delle rughe. Ovviamente il trattamento andrebbe fatto almeno una volta alla settimana per almeno 5 trattamenti, però quello che io consiglio sempre alle mie pazienti è quello di mantenere poi il trattamento almeno 1-2 volte al mese.
e ho visto che i risultati sono veramente eccellenti, soprattutto già dalle prime sedute possiamo avere dei buonissimi risultati. Questo per te è veramente una grande gratificazione. Sì, no? Perché diciamo che già dalle prime sedute il paziente vede proprio allo specchio il viso che è più tonico, più luminoso, le rughe di espressione sono molto meno marcate e quindi sono ben contenta. Quindi hai detto radiofrequenza 4-5 sedute almeno? Sì. E poi, a che distanza l'una dall'altra? Ma è sufficiente fare una alla settimana e poi tranquillamente una o due un sedute. Richiamo? Sì, un richiamo, al mese. Sì. L'acido ialuronico, ne sentiamo tanto parlare, tu prima l'hai citato, entra in gioco come? Con la nostra radiofrequenza entra in gioco perché abbiamo una veicolazione chiamata veicolazione transdermica, proprio perché riusciamo a farlo penetrare negli strati profondi del derma, e ciò non è poco, in quanto per tutte le persone che non amano gli aghi, che quindi hanno diciamo un po' la paura, la fobia di questo, con la radiofrequenza e un semplice manipolo riusciamo a far veicolare, a penetrare negli strati profondi l'acido ialuronico, e non solo, lo possiamo veicolare su tutto il viso, collo e décolleté. Allora, siamo partiti viso, collo e décolleté, hai detto, scendiamo, cambiamo distretto anatomico, cosce, fianchi. Esatto, la radiofrequenza benissimo per combattere quella che fa molto paura a tutti, che purtroppo il 90% delle donne hanno, è la cellulite. La cellulite ormai è confermata come una vera e propria malattia del microcircolo, quindi con la radiofrequenza, aumentando il metabolismo cellulare, ossigenando i tessuti, certamente si va a migliorare questa patologia. E in questo caso, nel caso della radiofrequenza, zona, cosce, fianchi, glutei, con quante sedute servono? Allora, certamente rispetto al viso io consiglio almeno 2 sedute settimanali, e come sedute diciamo almeno un 8-10 sedute, per poi sempre proseguire con un mantenimento di 1-2 sedute mensilmente. E la cellulite come avviene? Che essendo la cellulite ha degli stadi ovviamente, e essendo appunto una patologia ormai conclamata, è ovvio che la nostra radiofrequenza aiuterà a migliorare il microcircolo e quindi migliorare quello che è lo stato attuale della cellulite. Miracoli ancora non ne facciamo, no. Però posso dire che le pazienti sono già soddisfatte, perché una buccia d'arancio, cosiddetta chiamata, e ovviamente può essere già molto levigata e già apparire una pelle, una cute migliore sicuramente. E invece adipe localizzata, cioè cuscinetti di, perché bisogna distinguere, no? Certo, spesso si fa ovvio. Tutto un, no. Di cellulite, esatto, e massa adiposa. No, anche perché ci sono persone magrissime che hanno la cellulite perché appunto è una disfunzione del microcircolo, oltre che entrano molto in gioco anche gli ormoni femminili. Per quanto riguarda invece l'adipe, parliamo di panicolo adiposo, e io utilizzo la cavitazione con l'infodrenaggio a seguire, manuale o pressoterapia. Abbiamo degli ottimi risultati su piccole zone che possono essere interno cosce, interno ginocchia, le culotte de cheval, l'interno braccia, con cui andiamo ad agire proprio sull'adipe localizzato. C'è questa onda d'urto che assieme agli ultrasuoni fa diciamo rompere le membrane degli adipociti, fuoriuscire gli acidi grassi e i trigliceridi, che poi dopo un linfodrenaggio o una pressoterapia vengono messi in circolo. E questa della cavitazione la possiamo considerare un'alternativa alla liposuzione? Ma direi proprio di sì, soprattutto per quelle persone che non amano la sala operatoria, non amano l'anestesia e hanno paura di aghi e cannule. Quindi direi che soprattutto per le piccole zone potrebbe essere una valida alternativa alla liposuzione. Non ti ho chiesto per la radiofrequenza se è dolorosa. Ah no, assolutamente, è un trattamento rilassantissimo, devo essere sincera, molte persone si addormentano. Questa è la cosa più bella sentirsi dire. E invece la cavitazione dolorosa? La cavitazione, diciamo, le prime sedute può dare leggermente un po' di fastidio, ma perché? Essendo una massa adiposa e molte volte anche cellulitica e fibrosa, il dolore è diciamo proporzionato alla massa diciamo che si va a trattare.
Questo succede solamente la prima e seconda seduta, dopodiché già il tessuto migliora subito e quindi non si ha poi nessun problema. Quindi legato chiaramente al quantitativo di adipe, esatto, c'è anche la frequenza, il numero delle sedute, esatto, quindi esatto, non è possibile generalizzare. Ecco, noi prevalentemente come studio, io in prima persona non amo fare pacchetti, non amo fare, perché noi... è talmente soggettiva, esatto, la questione. Esatto, che... preferisco fare un colloquio, vedere la paziente e valutare anche quali sono i suoi bisogni, e proprio il nostro modo di lavorare è questo, assolutamente. Però ecco, una seduta di cavitazione quanto dura? Allora, può durare dalle 30 alle 40 minuti e poi fa seguire un infodrenaggio o pressoterapia che dura sempre 30 o 45 minuti. Che l'infodrenaggio aiuta a far scorrere... Esatto, quello... i grassi, quello che è appunto gli adipociti praticamente che si sono rotti, quindi liberano i grassi. E come si misura nel caso della cavitazione? Quindi la cellulite, abbiamo detto, è una situazione visiva, esatto, che dopo di miglioramento. Esatto. La cavitazione per la riduzione di questi panetti di grasso, sì, si misura in centimetri, non si misura, allora, in chili? Perché il grasso no, in realtà, esatto, non pesa come anche muscolo. No, certamente, anche se io però non amo prendere le misure alle mie pazienti, ma sono loro stesse, dopo con qualche jeans, trattamento, i pantaloni, che mi vengono a dire: guarda, sento i pantaloni più che non mi stanno bene, credo che sono andata giù di una taglia, ma soprattutto quello che è più importante è che si vede visibilmente il panicolo adiposo che scende, proprio si modella proprio il corpo. Quindi diciamo che hai più di un caso di successo. Sì, sì, certamente sì, sì. Anche perché vedo che poi tornano e sono tutte brave a fare anche il mantenimento, devo essere sincera. Beh, quando si ha gratificazione, sì, un sì, po' sì, come la, certo, dieta, esatto, o le cose, esatto, legate all'estetica, sì, quando c'è soddisfazione uno è maggiormente, esatto, incentivato, esatto, a proseguire. Legato all'estetica c'è un'altra questione che affligge le donne, della quale vorrei parlare con te, che è l'epilazione. Esatto, ecco. Donne e uomini. Donne e uomini, corretto. Esatto, infatti, sì, perché sì, se ne dica, sono anche tanti uomini. Anche gli uomini, certo. Senti, esiste una soluzione definitiva? No, direi che non si può parlare assolutamente di un'epilazione definitiva, anche perché essendo un annesso cutaneo come i capelli e le unghie sarebbe un po' difficile. È una parola che viene usata troppo spesso, definitiva, anche perché bisogna tener conto che i peli sono legati anche a fattori genetici, familiari. Quindi diciamo che noi utilizziamo la luce pulsata con buonissimi risultati, perché già arriviamo a un 80% in meno dei peli, e direi che è già un ottimo risultato. E quello che si vede sicuramente è che facendo le sedute ogni mese più con costanza si ha una riduzione, ma anche il pelo diventa più sottile, cresce molto meno. Ragazze che si facevano la ceretta ogni 2-3 settimane cominciano a farla ogni 2-3-4 mesi, è già una grossa soddisfazione. Senti, la luce pulsata nel caso di capillari, perché il problema della ceretta è anche, sì, che ecco, se ne dica calda, fredda, il trauma del strappo. Esatto, non c'è alcun trauma e non c'è nessun problema a livello dei capillari, perché la luce pulsata va proprio selettivamente sulla matrice del bulbo pilifero e va a distruggerla, quindi non va assolutamente a intaccare i capillari. E comunque viene fatta appunto una seduta ogni più o meno mese, anche se abbiamo visto che dopo le prime sedute le pazienti chiamano e dicono: dobbiamo posticipare perché non c'è bisogno. Grazie infinite a Cristina Sedmak, e oggi ci sentiamo tutte più belle. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. L'appuntamento è per la prossima settimana, stessa ora, proseguirà questo nostro viaggio a tutta salute. Grazie Cristina. Grazie a voi. Arrivederci. Questo programma è presentato da Fisiomed Italia, via Torrebianca 28, Trieste, telefono 040 66 0779, www.fisiomeditalia.it.